Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Penso di essere l'unica persona a maggio con il pile addosso, ma qui nel weekend danno anche neve, quindi mondo matto. Comunque, come ho detto dal titolo di fare il wrap-up del mese di aprile, non sapevo neanche se in realtà fare questo video, in quanto le mie letture sono state una saga, l'inizio di una saga e la fine di un'altra saga, quindi però potete farlo lo stesso perché poi farò anche degli altri video. I primi libri che vi mostro, tra l'altro ve lo spiego subito anche il titolo. Il primo libro che vi mostro ho dato al primo 5 stelline su 5 su Goodreads, all'altro 4 stelline su 5. Ma la quinta stellina l'ho tolta semplicemente perché non mi è piaciuta la scelta protagonista, però in realtà andiamo con calma. I libri che vi sto per mostrare sono The Heir and the Crown di Kyra Kass, il seguito di The Selection. Se avete visto il mio wrap up precedente, avevo appunto detto che la saga di The Selection iniziava bene e finiva malissimo. Infatti, mi sembra che l'ultimo libro abbia dato solamente 2 stelline su 5, per me letteralmente insufficiente come voto. Invece in questi libri si riprende alla grande. Innanzitutto, vediamo una protagonista coi controcazzi. Letteralmente con i controcazzi, sì, molto principesca, molto molto su tutto io, però comunque un personaggio che sa quello che vuole, come ottenerlo, non vuole imposizione da altri, ha una sua testa, dei suoi ragionamenti nel cervello. E che cosa succede? È la figlia della protagonista precedente, quindi della regina precedente. E in questo caso loro hanno abolito appunto la cosa alla Hunger Games, quindi appunto i 35 pretendenti che devono, diciamo, conquistarsi l'amore della nostra protagonista, l'hanno appunto abolito. Però cosa succede? Ci sono dei problemi per quanto riguarda il fatto che vogliono eliminare, stanno eliminando le caste, ma iniziano a esserci problemi perché i ricchi non vogliono questa eliminazione. E per distrarre il pubblico, quindi i sudditi da questi subbugli, rivolte e quant'altro, decidono i genitori di mettere la figlia in queste condizioni, quindi di dire alla figlia: senti, fai questa cosa, però falla come se fosse un po' uno spettacolo. E lei dice assolutamente di no, non vuole assolutamente farlo, è contro questa cosa, finché non gli dà un tempo, gli dà, guarda qua, ti do un tempo limite, mi do un tempo limite, entro questo tempo decido se appunto andare avanti poi con la selezione o meno. Quindi iniziamo questa selezione, ci sono 35 pretendenti, alcuni verranno eliminati subito. Lei è molto sa, cioè, è proprio un personaggio molto ben costruito, a differenza di America. Questo non mi ricordo come si chiama. Adeline. È un personaggio che sa quello che vuole, non vuole tirapiedi, non vuole leccaculo, non vuole persone che non sono interessanti, non gli frega assolutamente niente. Vuole veramente una persona vera con cui condividere la vita. Eliminerà la maggior parte dei pretendenti già da subito, li metterà in condizioni, li umilierà davanti a tante altre persone e pian piano crescerà anche molto durante questi 2 volumi. Infatti, la serie è composta solamente da 2 volumi. Questo mi è piaciuto un po' meno perché non mi è piaciuta la scelta protagonista, cioè io tifavo per un personaggio e lei non l'ha scelto. Io ci sono un po' rimasta per questo, sinceramente. Quindi è un po' lì che mi è scesa un pochino, però nonostante tutto, ho trovato una saga. Gli ultimi 2 libri sono bellissimi. Forse dovreste saltare direttamente tutta la saga di The Selection? Delete The One e passare direttamente a questi due, che sicuramente vi sorprenderanno non poco. Questi meritano la lettura davvero tanto e mi è piaciuto parecchio come cosa. Tra l'altro si ha proprio una crescita anche del personaggio, che è qualcosa di veramente fatto molto bene, a differenza appunto di America, che è un po'. Sì, questa ha un suo cervello, quindi assolutamente promossi. Ah, questi sono i titoli a picco e percorsi, davvero 90 l'uno. Poi ho iniziato una saga, in realtà l'ho ricominciata questa saga perché io l'avevo già letta, avevo già letto Il Trono di Ghiaccio, diciamocelo subito, Il Trono di Ghiaccio, la saga del Trono di Ghiaccio, io questo libro l'avevo già letto e avevo già fatto anche un video che vi lascerò in descrizione, che è appunto un video La Lama dell'Assassina versus Il Trono di Ghiaccio, quindi cosa cambia da un libro all'altro, perché ci sono dei cambiamenti epocali. Poi spiegherò anche meglio cosa è successo. Il Trono di Ghiaccio è una saga della saga di Sarah J. Maas, la stessa da cui quest'anno è stato stampato anche La Corte di Rose e di Spine,
in inglese ACOTAR, che vi ho anche recensito, lascerò anche quella recensione qua sotto la scatola di informazioni. E avevo letto il primo libro, avevo iniziato il secondo libro che io possiedo in copertina flessibile, tutti un po' misti, ovvero La colonna di mezzanotte, e poi avevo piantato lì la situazione perché non si vedeva più la pubblicazione in Italia del continuo dei libri e io, siccome mi stavo innamorando di questa serie, avevo paura di rimanerci secca, diciamoci la verità, non poter leggere il continuo. Siccome è uscito Legione delle Ombre, che attualmente ho in lettura perché non sono riuscita ancora a finire di terminare, perché comunque sono 600 pagine di roba, ho deciso di riprendere la serie da capo e appunto ho riletto Il Trono di Ghiaccio, La Corona di Mezzanotte e alla fine ho letto anche La Corona di Fuoco che possiedo in copertina rigida. Sì, lo so, a vedere se ragazzi questa cosa è bruttissima, però funziona così, ce l'ho così, me la tengo così, anche perché la copertina rigida io preferisco di sicuramente di questa saga. Questa copertina in particolare mi piace un botto, giusto a trovare il secondo in questa edizione sarebbe la cosa più bella per me, però non la trovo, quindi rimarrò così finché l'avrò in questa edizione. Mi piace veramente tanto questa. A parte tutto, di che cosa parla questa serie? Che tra l'altro è amata da tantissimi ed è amata anche da me, cioè io sono una patita di Selena Sardotien, io leggo Selena, poi non so la pronuncia del nome. Di che cosa parla questa sera Elena Sardotia in questo libro? Il Trono di Ghiaccio si apre su un corridoio dove c'è questa assassina che appunto assassina Selena Sardotia, che viene condotta ai piedi del principe di Hardaland. Attualmente ci troviamo nelle miniere di Endovir, che sono un po' i campi di concentramento, diciamoci un po' di campi di concentramento di Hardaland, non di Hardaland, di Illea. Quindi che è questo stato, Illea, che c'è Ardalan, che è la città capitale, diciamo, tra virgolette, divisa in tante altre città, quartieri, come vogliamo chiamarla, e poi c'è Endovir e altre varie terre. Di che cosa parla? Ah, ecco, gli stavo dicendo, viene condotto ai piedi questo principe, e questo principe le propone un patto, in cambio un patto, un motivo, un modo per uscire da queste miniere di Endovir, dove viene picchiato duramente da voi nelle miniere dalla mattina alla sera. Le propone di diventare la paladina del re. Teniamo conto che il re odia pesantemente l'assassina, e l'assassina odia pesantemente il re. E le propone praticamente questa possibilità di diventare la paladina del re solo in seguito a un torneo, cioè appunto il re ha indotto questo torneo e ogni persona no nobile dovrebbe avere un proprio paladino da far combattere e poi diventare appunto chi vincerà il paladino del re. Questo personaggio che diventerà paladino del re avrà un tot di anni a servizio del re e poi avrà la sua libertà. Ovviamente se Daena Sardotien accetta subito perché comunque vuole tornare a essere libera, contratta anche sugli anni da dover essere dipendente dal re, ma non è solo questo che ci sta all'interno del libro. Il libro parla di è un fantasy medievale, magico, romantico. Nel primo e nel secondo libro troviamo anche un triangolo amoroso che si capisce subito qual è già la prima pagina, quindi non vi faccio neanche uno spoiler gigantesco tra Selena, Dorian e Cowl. Quindi subito proprio si capisce all'istante. Ovviamente Serena accetta questa cosa e lei torna ad Ardaland da Ritfold. Lei è come è finita a Endovir? Lei era un'assassina, l'assassina più conosciuta di tutta Ardaland, più temuta di tutta Ardaland, e faceva parte degli assassini. È capitata da questo Arobin Amel, appunto re degli assassini. Lei compie un passo falso e Arobin la sbatte a Endovir, riesce a, diciamo, a mandarla a Endovir. In realtà c'è tutta una storia dietro che viene raccontata nel prologo, quindi nella Lama dell'Assassina, che vi consiglio di leggere prima della saga perché sennò molte cose non andate neanche a capire. Cioè, tipo, si riesce a capire meglio tutto quanto il resto, si riesce a capire molto meglio la protagonista, ma attenzione perché avrete uno stacco enorme di scrittura proprio. Nel primo e nel secondo capitolo, cartaccio,
Nel primo e nel secondo capitolo, ovvero Il Trono di Ghiaccio e la Colonna di Mezzanotte, si ha appunto questo stile un po' young adult come scrittura, storie molto sulla base romantica, mentre c'è uno stacco enorme con la Corona di Fuoco, in quanto si vede proprio che l'autrice, la Lama dell'Assassina, è stata scritta appunto La Colonna di Mezzanotte e La Corona di Fuoco, si vede proprio che c'è uno stacco tra un mondo fantasy young adult a un fantasy vero e proprio. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché c'è un'evoluzione dei personaggi che è qualcosa di pazzesco. Ma che cosa succede anche nel primo libro? In realtà, Selaena, quando arriva a palazzo, si scontra con la magia. Il re ha bandito la magia, un po' come è successo a Camelot con Uther. Si chiama Uther, re di Camelot, cammelli della magia, perché appunto vuole essere di tutto e la magia non la vuole nel suo regno. Ha ucciso migliaia di persone a Terrasen, anche ha distrutto tutta Terrasen e ha preso appunto i suoi, quelli che venivano come schiavi. La nostra protagonista è di Terrasen, non ha mai posseduto la magia, per quello che ne sappiamo nei primi libri. Io ho già fatto spoiler. Va bene lo stesso. E diciamo che incontrerà nelle segrete, nei punti segreti, nelle meandre del castello di Ardaland, qualcosa di non proprio normale. E dovrà combattere sia contro questa cosa, sia per diventare paladina del re. Diciamo che ci saranno degli eventi che porteranno a delle scelte un po' particolari per la nostra protagonista, conosce dei personaggi un po' particolari, a delle avventure un po' strane. E soprattutto noi a scoprire chi è in realtà questa Selaena Sardottien. Spero di essermi spiegata abbastanza bene per la trama. Veramente io non lo so, perché non vorrei farvi, cioè, essendo nel pieno della lettura, ho paura di farvi spoiler per quanto riguarda la saga, quindi cercherò di essere, Comunque, quando leggerò Il Genio delle Ombre, credo proprio che farò un video a parte su questa serie, in modo da parlarne in maniera molto più concreta, e vi parlerò anche un video su questi, ma non su questi, sulla serie totale. Quindi è un wrap up un po' per anticiparvi due video molto importanti e molto pesantucci. Ma parliamo dell'ultima lettura per quanto riguarda il mese di marzo, stavo dicendo il mese di aprile, ovvero metterò l'immagine qua perché l'ho letto in ebook, La Chimera di Praga della Lainey Taylor. Io ho voluto leggere questo libro innanzitutto perché l'ho trovato scontato tipo a 3 euro in ebook. E siccome va tanto questo sognatore, però non volevo, diciamo, acquistare questo matonazzo senza prima aver letto un'opera precedente dell'autrice, ho deciso di acquistare appunto La Chimera di Praga. All'inizio non ci capivo una mazza. Vedevo sta tizia con dei tatuaggi, con i capelli blu, che andava a scuola di arte, disegnava, aveva una storia strana con un tizio che non voleva più avere a che, con cui non voleva più avere a che fare. Viveva con dei tizi a forma, con dei pezzi a forma di animale. Diciamo, facevano dei commerciavano denti e desideri. Io non capivo una mazza. Poi si capisce tutto man mano, si viene a capire che è una storia d'amore molto intensa. Diciamo che questo libro è molto descrittivo, quindi all'inizio vi risulterà veramente trascinante, anche a volte molto noioso, però ha un suo perché il libro, ha un suo perché. E mi è piaciuto veramente tanto. Anche acquistato 5 stelline su 5 su Goodreads perché mi ha fatto provare delle emozioni molto forti che altri libri non hanno fatto. Devo essere sincera, questo mese è stato veramente un mese di letture top. L'ultima lettura che ho fatto per quanto riguarda... Ah, Alchimia di Praga, parliamone un po' meglio. Appunto, questa ragazza, eccetera. E apparirà a un certo punto un serafino, ovvero un angelo praticamente, che lascerà delle impronte nere su tutte le porte. Diciamo che dove abita sto tizio che commercia denti e desideri è come se fossi in un non luogo. Cioè tu apri la porta e ti spunti. Vedete presente Castellante di Howl, quindi tu giri la manovella e spunti una porta e esci da un palazzo che in realtà non sei nel palazzo ma sei nel Castellante. Ecco, quella cosa lì funziona un po' così. Cioè, tu entri, sei a Praga, poi apri una porta a caso, cioè chiami sta tizia che sta dalla porta, apri una porta a caso, anche la porta di casa mia, e ti ritrovi in questa stanzone di questo signore. Ecco, diciamocela un po' così. E lei, quando succederà questo,
Inizia a preoccuparsi, inizierà a capire che non capirà appunto questa cosa finché non incontrerà questo tizio che prova dei sentimenti che non ha mai provato e non capisce perché prova determinati sentimenti. Non voglio dirvi nient'altro per non spoilerarvi altro, perché secondo me merita la lettura di questo primo libro. Ovviamente io ho letto solamente il primo, non ho ancora letto i seguiti, che andrò a leggere poi più avanti, perché poi adesso ho un libro da leggere da 800 pagine, quindi non so quanto ci metterò effettivamente. Spero, no, vi faccio vedere l'ultima cosa che ho letto nel mese di aprile, che però non so se vi ho già fatto, vi farò un video a parte. Sono troppo contenta! È bellissimo questo, ragazzi. Anche di questo, se vi ho già fatto la recensione, vi lascerò il link con tutte le informazioni. Non penso che ci sia moltissimo altro da dire, perché in quel video già dico tutto. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.